Salve a tutti e benvenuti a un'altra puntata di Quanto è Pippa Alberto? In saluto da Kyle, il nostro Birdogman, e da me. Dopo l'umiliante e decisiva, come possiamo chiamare, no? Dopo l'umiliante succhiata in draft, ritorniamo al nostro vero campo di gioco, cioè il Constructed. Perché noi siamo bravi a fare Constructed, purtroppo siamo delle pippe a draftare. Siamo delle pippe anche in Constructed, ma meno pippe di quanto siamo pippe a draftare. Quindi fate conto che se io ero pippa così a draftare, in Constructed sarò pippa così. Cioè, sempre pippa rimango comunque. Perciò giochiamo un mazzo vecchio. Un mazzo vecchio che ancora non avevamo visto, ma che ha dell'enormissimo potenziale. Sto parlando del Rune. Allora, ho montato tre versioni diverse di questo mazzo, perché girano tre build diverse di questo mazzo. Questa era build senza drago. Cioè, build col drago e la build senza drago. Ci ho messo un casino di tempo a montarlo per un motivo molto molto semplice. Io questi l'ho dovuti droppare, non li ho craftati, perché mi rifiutavo, come Tibalt, di craftare una carta solo per un mazzo. Questa carta si usa solo in questo mazzo, solo con questa tipologia di carte e solo con questa meccanica. Quindi viene da sé che non sei molto felice di dover craftare questa carta. E indi per cui io aspettavo di averne 4 per montare questo mazzo. Mi mancavano solo queste. Infatti è stato divertentissimo perché per craftarlo praticamente ho usato un botto dei non comuni. Era una vita che volevo liberarmi di un po' di non comuni e ce l'ho fatta. Comunque, come funziona? Come funziona questo mazzo? Questo mazzo praticamente funziona con le rune. Le rune. Che cosa sono le rune? Le rune sono degli incanti permanenti che quando entrano in gioco si aggrappano a un permanente che può essere o una creatura o un equipaggiamento. Più avanti vedremo, perché purtroppo nei prossimi 3 giorni vedo che sono di 3 mazzi quasi uguali, quindi sappiatelo subito. Questo fine settimana purtroppo sarà così. E appunto equipaggia, forse 2, perché il terzo non mi piace più di tanto. E appunto o l'equipaggiamento o la creatura e dà dei bonus. Per esempio Rune of Might dà Trample e +1/+1. Se avesse Trample, 12-12 Trample, ecco, ce l'abbiamo. E va in combo appunto con il nostro amico Runeforge Champion. Perché va in combo con Runeforge Champion? Perché Runeforge Champion innanzitutto è un 2-3 a costo 3, che quando entra ti permette di andare a fare tutore sulle rune. Ma lo fai sia nel cimitero che nel mazzo. Quindi è una cosa estremamente buona. Perché se non hai rune in mano, te la vai a prendere. La runa inoltre ha una particolarità, che quando entra in gioco ti fa pescare una carta. E in più il Runeforge Champion le fa costare 1 in colore. Questo che cosa vuol dire? Che una spell che in realtà costava 2, adesso ci costa 1 in colore. Ah, figo! Infatti, ed è per questo che noi ci mettiamo Transcendent Envoy. Transcendent Envoy dice: le aura spell che noi gastiamo costano 1 in meno in colore per essere giocate. Che cosa vuol dire? Vuol dire che 1 e 2, i signori, provato 1 e 2 insieme in gioco, le rune costano 0. Quindi, ipoteticamente parlando, con Mimikoko e eccolo qua, Kagamo Gatsu, perché lui è Kagamo Gatsu, le rune costano 0 e vanno a finire sul Setessan. E il Setessan che cosa fa? Dice: oh, guarda che bello questo, ma che cos'è? È un incantesimo. Quindi +1/+1 peschi una carta. Quindi l'effetto che hai sul Setessan è pescare 2 carte. Quando hai Setessan è pescare 2 carte e prendere la... Hai 3 stack su uno solo e hai pagato 0.
E continui. Qualcuno potrebbe obiettare, eh sì, la fai gigante, io te la rimuovo, oppure non ha haste. Non ha haste, eccola. Eccola, questa da haste, più o più zero, haste. Ma abbiamo anche bisogno di proteggerla. E come la proteggiamo? Semplice, Caramedra, Snake Skin Veil. E ecco qua, qual è il problema? Tu la targhetti? Hexproof. Tu la targhetti? Hexproof. P2 è anche questo. O indistruttibili, cioè le protezioni, diciamo, bisogna comunque un minimo proteggerla. Ma se dovesse morire, non è un problema. Perché? Intanto, noi appunto abbiamo nel mazzo Rune of Speed che dà haste, Rune of Sustenance. Mamma mia, che cazzo Sustenance, Rune of Sustenance che dà Lifelink. E poi abbiamo All the Glitter, perché la fatina fa pompini per monete d'oro, signori. E poi Sentinel Eyes, che gli dà anche Vigilance. Queste qua vanno tutte sopra il Setessan. Sì, ma come si suol dire, in caso di neve, Colmar. Beh, fa schifo lo Storm Herald. È appena morto il Setessan. Situazione tipo: è appena morto il Setessan. Voi che giocate Storm Herald si riprende tutte quante le aure che stavano nel cimitero e boom, 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 boom. E lui c'ha pure haste, e lui diventa gigantesco. Sparaci sopra poi. Contento se ci spari. E poi ovviamente abbiamo il nostro Alsaid. Cosa sarebbe il mono bianco senza Alsaid? Che vola lì in mezzo al campo dei grani. Manco fosse Giorgi. Alsaid sta qui per lo stesso motivo per cui ci stanno altri. L'unica cosa, stiamo attenti a quando diamo protezione dal colore ad Alsaid, perché se gli diamo la protezione di una delle rune, eccoli che se smontano, gli cascano praticamente. Come quando spacchi l'armatura, casca l'armatura, come in Ghost and Goblin, perdi l'armatura come in Ghost and Goblin. E Alsaid sta lì che è morto e dice: oh, mi sarebbe fatto una cazzata. Lucis in fundo e poi la pianto di fare il coglione. Abbiamo Siona. Perché Siona? Perché innanzitutto è un 2-2 a costo 3 e teoricamente farebbe cagare. Farebbe cagare. Però alla fine si può leggere: ogni qualvolta un'aura che controlli si attacca a una creatura che controlli, fa una pedina 1-1. Quindi con Siona in gioco, con Xina qua. Sì, io penso che no, è più assomigliano a Xena, cosa? Come si chiama? Wonder Woman. Ecco qua, Wonder Woman. Ok, si è stata rinominata signorina, d'ora in avanti lei è Wonder Woman. A costo zero. E vanno giù le aure, vanno giù gli 1-1. Inoltre, quando entra in gioco, ti guardi le prime 7 e ti rischi l'aura. E adesso vabbè, va sotto. Per dare un po' di velocità al mazzo, abbiamo la nostra triade transessuale, che è una ninfa triade, praticamente è un incrocio tra due cose, per appunto per avere più lande nei turni. Questo è più o meno quello che è. Quindi il mazzo, praticamente le basi per l'attachment delle rune sono più o meno queste quattro creature qua, quindi Transcendent, Runeforge, Storm Herald e Setessan Champion. Siona sta lì così, ma anche Wonder Woman sta qua così, ma può essere anche lei una buona base. Il mazzo è questo, ora non ci resta che andarlo a provare. Ma è normale che noi siamo nabbi in draft. È normale, è ovvio, perché noi siamo persone che pensano, ma noi non pensiamo alle mie dita, noi pensiamo nel futuro. Questo è normale, il draft è una cosa immediata, così, cioè, se ci devi ragionare sopra in pochi secondi. Noi dobbiamo ponderare, dobbiamo vedere, oh, guarda che bello il nostro mazzo. Sì, noi dobbiamo conoscere intimamente il nostro mazzo. E quindi, per forza di cose, succhiamo in draft. Succhiamo anche perché siamo delle pippe, però principalmente succhiamo per questo motivo qua. Comunque, ciancio alle bande.
Noi abbiamo il nostro Envoy e lui play Mono Red. This is Mono Red. Interesting, interesting. Ok. Noi ci giochiamo il nostro Envoy. Lui gioca Snow Covered, quindi ci possiamo aspettare Frostbite. Il Fireblade Charger poi... Ah no, Stomp direttamente. C'ha paura lui. C'ha paura, va bene. Noi, allora, visto che... Io voglio fa Driade. Così il Charger te lo dai in faccia. Ti piace nella faccia Ajua. Che è perfettamente inutile. C'è di buono però che danno mana di qualsiasi colore. Quanto è bella. Noi adesso cosa ci serve? Allora, lui è Enchantment Creature. Noi adesso ci servirebbe una bella terra. Servirebbe pesca mana. Se lui si sveglia, ovviamente. No, si è addormito. Io lo sapevo, ecco. Certo, potevate mettere un'altra animazione, no? E io, mannaggia, a Wizard sta diventando sempre più pigra. Sì, sì, vabbè, ma le pagine sono sempre le stesse. Ma il nostro amico Fritz si è disconnesso? No, dai. No. Come faremo? Spara sul Setessan, no? Sì, è disconnesso. Il nostro girlfriend agriculture qua è andato a pasciare pecore. Comunque, nel frattempo, vabbè, facciamo un po' di conversazione. Tanto questo pezzo del video nessuno lo vede. C'avete una media, dei 20 secondi per uno, complimenti, io. Tempo di guardare. Oh, che bella lista, si figo. Oh, copia. Cioè, almeno metteteci un po' di più, no? Fatemi fare due spicci. No? Tutto lo sbattimento. Vi rendete conto quanto costa la connessione, no? Io scarico tutto col cellulare. Comunque... Oh, che bello, abbiamo vinto un match contro il mono rosso che era assente. Capita a noi, capita spesso anche a loro. Potrebbe anche essere una strategia per farci pensare che lui sia disconnesso. Cioè, faccio passare tutto il tempo così tu mi attacchi con la triade e io blocco con Fire Charger, faccio un danno e poi stop o Frostbite. Potrebbe essere, raga. Mono rosso è infido, eh. Tanto se scopre adesso, io mi metto comodo. Comunque, a prescindere da tutto, se avete delle liste, se avete dei commenti, se avete delle idee, ricordatevi che esiste sia YouTube che Facebook. Quindi mi potete contattare, potete rompere le palle, anche solo mandarmi un messaggio e dire «Oppa, quanto sei pippa!» A me va bene, perché mi fate felice, perché è la verità. Uno non deve negare la... Uno non deve negare l'evidenza, quindi... Sappiate che il saluto è a compa quanto sei pippa. Se voi mi salutate con compa quanto sei pippa, io sono contento, perché vuol dire che leggete, vuol dire che mi vedete, guardate i nostri video, vuol dire che sapete di che cosa si parla, quindi, e via dicendo. E niente, la prima famo finta che l'abbiamo vinta, anche se è stato un abbandono piuttosto inutile. Vediamo un po'. Allora, vediamo un po', abbiamo due Envoy, Storm Herald, sì, la teniamo, abbiamo pure tutti i colori dei Power Ranger e via così. Quindi subito verde, perché questa non cambia colore, quindi che cazzo avete fatto fare per ultima, detto per prima, no? Forse i Temple non sarebbero una cattiva idea dentro sto mazzo. Il tempo potrebbe essere un'ottima idea per fare fixing, per vedere un attimo, manipola un po' meglio. Eccolo! Halo Blade! Ciao ciao ciao!
Rosso, relativo. Allora, la tua strategia sarà sicuramente quella di farlo diventare volante e attaccarmi. Quindi, o sai che c'è? Io a costo 1 mi pesco una carta. E poi all'attacco. No. Scusami, ma adesso non posso. Grazie per la telefonata, ma ora non posso. Sono in riunione. Ah, posso mandare il messaggio con sono in riunione. Wow. Kargan, quindi Boros Warrior. Attenzione! Il Seasoned, che poi condito. Hollow Blade condito. Ma quanto cazzo faccio ridere? Faccio ridere, lo so. Vabbè, io continuo ad attaccare e a prendere punti vita. Yeah, siamo pari. La Driade potrebbe essere utile se non pesco un cazzo. Detta proprio papale papale. Tanto l'envoy non mi serve il secondo perché le rune costano 2. Quindi in realtà il secondo envoy è meglio che sta. Ma no! Ma perché tu pensi veramente che io ti voglia? Oh Gesù! L'unica cosa è che c'hai vigilanza. Se comincia pure a volare è il problema. 6-3-9, no block, vitte se in cula. Madonna mia, che stiamo a rischio qua. Buono questo. Ok, Rune of Might, cominciamo. Dawn. Terra. Ho detto terra. No, niente. Niente terra. Vabbè, allora al Seid. Attacco col volante. Next. Next damage. Allora, lei adesso col War Leader non può attaccare. E teoricamente. Allora, io mi devo ricordare che se gli do protezione dal bianco, devo stare attento alle rune che c'è sopra. Finché gli do protezione al bianco e protezione al rosso, tanto c'ha solo verde addosso, va bene. Equipped warrior, you control a double strike. Mazza, sei proprio old school, eh? Wow. Dai, su. White. Ciao. Mi sa che non sapete come funziona la protezione, ragazzi? Male, molto male. Mannaggia la pazza. Verde. Tanto è praticamente inutile. Next. Attacchiamo sempre con l'envoy, cerchiamo di recuperare un po' di vita. Porca miseria, cioè ci siamo pescati quattro carte e non abbiamo praticamente trovato nulla di, chiamiamolo utile per così dire.
Mo lui vuole attaccare con questo, con la spada, e se lo riprenderà in mano a fine turno perché glielo spacchiamo. Se lui però può scegliere solo una cosa, quindi può dargli più uno e può far diventare un codardo It's Tessan Champion. Che cazzo è? Madonna mia, comunque sono stressanti i mazzi senza rimozioni, io. Cioè, mi piacerebbe tanto rimuovere sta cagata qui, invece non posso. Porca puttana. Questo è in 5-4. Quindi vuole fare tanti danni questo turno. Ok. Ormai ha dichiarato gli attaccanti. Ah, ecco. Va bene. Dai, su, passami la priorità. Ci abbiamo un Karanetra's Blessing col tuo nome sopra, su. Mamma mia, che tumore sta partita, che tumore, non abbiamo pescato nulla, nulla proprio. Abbiamo una sfiga con le pescate allucinante, peschiamo pure tanto, e quella è la cosa impressionante. E manca di cacca col pezzo del mazzo. È proprio questa è proprio sfiga. Avete presente quando vi la tirano addosso? Questa è la sfiga. Probabilmente avrei dovuto rispondere al telefono. Allora, noi abbiamo due terre, questa si può tenere, non è malvagio. Certo, è che palle, un altro mono bianco, non c'avete proprio un cazzo da fa voi, eh? Verde, bianco, verde, ok, allora, mettiamo prima il verde, poi qua mettiamo il bianco, qua il rosso. E poi qua almeno abbiamo tre rune, 1, 2, 3 terre, 3 carte pescate. Se riusciamo, ridendo e scherzando, qua Old Glitter S4 con un po' di mana, se un po' di mana ci assiste, riusciamo a fare veramente i buchi questa partita. Mo' bisogna vedere se ci riusciamo e soprattutto se è meglio puntare sull'Envoy o sul Setessan. Io punto sull'Envoy. Perdonatemi. Perdonatemi, ma io ho un 7-7 al terzo turno che attacca volante. Non penso che sia facile da gestire. Sì, vai, vai. Ma gli incantesimi vanno a finire nel cimitero. Perfetto. Abbiamo riempito il cimitero. Yeee. Ok, adesso ci serve solo Storm Herald. Pigliamolo per il culo. Doppio verde. Runeforge o Champion Runeforge.
Allora, se io mi vado a Pirala, mi conviene prendere Runo Speed. Sì, ma vado a prendere dal mazzo però. Perché la roba nel cimitero lui non me la può esiliare e mi serve per lo Storm Herald. Oh, ce la fai a leggere più veloce? Dai, su. Madonna mia, figlio mio, quanto sei lento. E ci prendiamo quello con Haste. Poi, mana rosso. Rune of Speed. Ma un'altra terra, meno male. Così almeno possiamo fare doppia spell il prossimo turno. Ok. Me coglioni! E che è letale? 10. Porca puttana! Porca puttana! E che cazzo mi invento io, mo? Porca puttana! Ma che bella Extinction Event su dispari qua! Abbiamo perso. Ci potevamo fare un cazzo. Non ci possiamo fare un cazzo. Perché pure che caliamo quante? Uno e due creature? Pure che caliamo due creature, a lui gli basta entrare col Selfless. Quindi è finita. Via, GG. Mannaggia la puttana. Il programma di oggi sarà facile perché non è che mi devo mettere a cercare le partite a doppio pezzo. Le stiamo a perdere quasi tutte. Le stiamo perdendo quasi tutti. E manca di che giochiamo, perché giochiamo un mazzo che non è aggro. Perché porca Giuda, noi aggriamo veramente pesante. Però loro lo fanno meglio. Ezio, Lurrus, abbiamo i nostri amici Rogue? Abbiamo i Rogue? A questo punto Storm Herald potrebbe essere la carta definitiva. Agguati, bene. Dai, su. Ebbene sì, ecco il nostro amico Dimirrogue in arrivo. Madonna, ma quanto sei pippa a giocare il Ruin Crab di primo turno? Non si gioca il Ruin Crab di primo turno. Perché se io mo c'avevo il mono rosso, Bloodshift East e il Ruin Crab Sciavone. E tu non lo sai io che colori gioco. Cioè, è un'onta. Se questa la perdo è un'onta, perché questo è un nabbo. Questo è un nabbo. Cioè, questo è più pippa di me. È un'onta se perdo sta partita. Lasciamo perdere che a me mi servono d'umana per scombare e vincere, però vabbè. Vai, vai, vai. Tanto a me serve solo un mana rosso. Allora, quanto, vai, vai. Butta giù, butta giù. Butta nel cimitero, butta nel cimitero. A me serve solo un mana rosso. Se me lo fai arrivare però è meglio. End turn. No, aspetta. Allora, lui, allora, la speed ce l'abbiamo nel cimitero, quindi via Rune of Might. Allora, ci abbiamo uno, due. Non mi sto curando di quello che fa lui dall'altra parte, perché quello che dobbiamo fare noi è trovare il momento giusto, a parte pescare una terra rossa. Ma purtroppo peschiamo tutto tranne quello che ci serve. Se lui counter a noi ci fa pure un favore, va benissimo. Ora a noi ci deve entrare solo una terra rossa. C'entra una terra rossa, Storm Herald,
C'è uno dei glitter nel cimitero. Ah no, non c'è il deglitter. Vabbè, ci arriverà. Comunque, per Dio. I matchup proprio peggiori della storia. Olè, terra rossa. Allora. Uno, due, tre, quattro, sono quattro, otto, tre, no, non ci credo che abbiamo perso pure questa. Vabbè, giusto per fa, giusto per dovere di cronaca. Giusto dovere di cronaca. E questo più o meno è quello che succede quando c'è Storm Herald e c'è il cimitero pieno. Mamma mia, che schifo! Che schifonci, mamma mia, che schifonci. Mamma mia, bella. Oh. Oggi non è giornata. Today is not my day. Anche perché le mani sono quasi sempre. Ecco. Il mazzo non gira male. Non gira per niente male. Perché comunque tutte le mani che abbiamo trovato, che ci ha dato all'inizio, erano sempre giocabili. Quindi, quello che. Quindi quello che penso io è che non sia colpa del player o del mazzo, ma sia colpa degli opponent. Perché questi giustamente stanno tutti agguerriti, vogliono rankare tutti quanti. Che cazzo gliene frega a loro che noi stiamo qua a cazzeggiare tra amici, a montare mazzi divertenti? Ah, la verità è questa. Cioè, questo. Lifelink Menace e l'espe. Cioè, mo parliamone, ma può essere non comune una carta con un'abilità del genere? Per me c'ha proprio senso sta cosa. Va bene. Defiant Strike. Ah. Cioè l'ha pagata uno, capito com'è? Vabbè, no, poi costava comunque uno. Cioè, noi siamo già nella merda. Il punto è, cioè, giocando un mazzo senza rimozioni, noi siamo già nella merda. Perché ci sono questi che volano e noi gli possiamo fare una sega. Quindi possiamo fare solo Runeforge Champion. Ci prendiamo. Cazzo, ci prendiamo, vabbè, ci manca qua la rossa, ci prendiamo qua la rossa. Vabbè. Attacchi a cazzo!
Oh, tu mi piaci. Ok, ritorniamo un attimo in gioco. Va bene. E noi facciamo Storm Herald dopo allora. Cioè, vi rendete conto che cazzo di partite che devo fare? Cioè, ormai mi è manco. Non riesco manco più a parlare. Cioè, questo è uscito fuori, Pit of Resistance. Cioè, ma sono un comuni e comuni. Vabbè. Speriamo di riuscire a recuperarla. Questo continua ad attaccarmi con queste quattro creature del merda. Ok, mo' quello che facciamo noi è attaccare e fare Snake Skin. Noi aspettiamo che lo fa lui. Veniamo più uno più uno. Bravo. Ci hai preso per stupidi. L'envoi, così blocchiamo sti volanti del cazzo. Ma com'è se gli do al Setessan che attacca senza tappare? Ah, qua, mo te sei cacato sotto, facevi lo spavaldo. Fanno tutti gli spavaldi quando vincono. Ah, oh, metto 4, solo con 4 creature, ah, oh. Fanculo. Fanculo. Scusate, sono un po' arrabbiato, ma perché vedo la gente sculare da almeno 2 ore. Eccoci qui. Allora. Dove è finita Liliana? Oh. Ecco. Allora. Dicevo. Eccoci qui. Considerazioni finali sono le seguenti. Il mazzo è un bel mazzo. È un mazzo divertente, ma non sperate di rank up da Vagabond con questo. Scordatevelo proprio.
Forse a Platino ancora, fate quelle partite che vi divertite, tutto ok, ma dai, quando non c'è proprio storia, ve gonfiano come la zampogna. Purtroppo stanno tutti quanti in cerca di uno che entra con mazzo così e dire, oh che bello, finalmente se l'anca. Partiamo da questo, ragioniamo su questo, il punto è solo e esclusivamente questo. Quindi, se la domanda è, giocheresti ancora con questo mazzo? La risposta è sì. Ci rancheresti? Ok? Chiaro? Comunque, per oggi è tutto. Un saluto da Kyle, il nostro Bird of Mana. Ciao Kyle. E un saluto da me. Alla prossima succhiata.